Salve a tutti ragazzi, bentornati. Siamo su a fare una reaction su un gioco che sto aspettando da quando è stato annunciato, che è Le Mana Ultimate, che uscirà il 20 di febbraio in Early Access. Oggi hanno rilasciato il trailer. Mentre stavi live, hanno rilasciato il trailer. Ora ce lo guardiamo insieme, ragazzi. Io ancora non l'ho visto, quindi voglio vedere cosa hanno fatto in questo trailer, cosa hanno fatto vedere in questo trailer. Minchia, dura 8, 9, quasi 9 minuti di trailer, alla faccia del trailer. È un trailer gameplay comunque, quindi vediamoci. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Già così vedo una macchina, però già ci stanno già le due macchine. Qual è questo? È un hypercar che, ragazzi, capisci hypercar perché c'è scritto qua hypercar. Non so qual è. O è la Porsche o la Cadillac. O Cadillac, perché l'unica due sono le sia la Porsche che la Cadillac sono difficilmente distinguibili. Rispetto alla Ferrari, vabbè, la peggiore, ragazzi, capisci perché non c'ha l'alettone posteriore. Però proseguiamo. Porsche. Quella dietro è un hypercar. Questo mi sembra Sebring come pista. Infatti Sebring. Ferrari e Porsche dietro. E GTE. Questa mi sembra che è l'Aston Martin. Figa l'Aston Martin, dai. Ragazzi, scusate se durerà un bel po' perché sono curioso di vedere un po' le macchine. Questa è la McLaren GTE. Figa! La Peugeot? C'è l'unica che si capisce che è la Peugeot, ragazzi. La Ferrari nuova? Con davanti c'è la Peugeot. E poi l'altro non riesco a capire qual è. La Cadillac, ecco. Allora, qual era la Porsche? Ah, così? Figo il sound. Sì, infatti questo. Però ragazzi vi dico, questo a me non mi sembra proprio la grafica di RFactor 2. Non è il motore quello, mi pare che era il G-Motor all'epoca di RFactor 1, poi quello di RFactor 2 l'hanno. È sempre il G-Motor, però potenziato, ma questo non mi sembra per niente quel motore grafico, ragazzi. Ecco, questa è la McLaren. No, questa è la Ferrari. Quindi quella di prima era la Ferrari. E ma sono scambiata per la McLaren. E vabbè. Scusate per la defiance. Questa è la Cadillac. Il dietro della Cadillac. Però mamma mia, raga, ma sto gioco c'ha una marea di dettagli impressionante. La Peugeot. Questa è la Cadillac che viene superata dalla Peugeot. Cioè, raga, ma guardate che interni. Cioè, raga, ma c'è degli interni. Cioè, ma è stradettagliato sto gioco, raga. È stradettagliato. Cioè. Madò. Cioè, io, raga, appena uscirà io ci nerderò H24. Questa è la Porsche. Abbiamo capito che questa è la Porsche. O è la BMW, raga, perché da. Cioè, bisognerebbe zoomare sul logo davanti, però mi sembra più una BMW. Non lo so, raga. Se ci stanno le hypercar, le BMW hypercar. Aston Martin. Una AP2. Che supera l'Aston Martin. Questa è la Porsche. Si capisce perché c'è scritto Porsche. Qua siamo al traguardo. Qua c'è una Chevrolet.
una P2, una Peugeot e una Cadillac. No, mi sembra che... No, questa è, mi pare... No, no, pure una P2 questa. Questa è la Cadillac. Vai, peccato. La Chevrolet. Però, raga, a me... Cioè, mi dà questa impressione che non... Che hanno cambiato completamente motore grafico. Perché graficamente, raga, è una bomba. Graficamente. Graficamente è una bomba. Ma non capisco, ma questa voce che abbiamo sentito però all'inizio è il team radio oppure è la voce tipo come su altri giochi? Come su altri giochi, raga. Questo non l'ho capito. Però, andiamoci a vedere, dai. Andiamo a Ferrari Hypercar. Che rientrano ovviamente tutte box. Ah, la Porsche GT3 Cup. Dovrebbe essere la GT3 Cup, come se quella dovrebbe essere la Safety Car, in due parole. Dovrebbe essere la Safety. Ok, quindi questi sono i menu, il menu principale del gioco di Le Mans Ultimate. Allora, questa è una P2. Però, che circuito è questo? Vediamo se si può capire qua. Cioè, è rettilineo, però non so da dove... Cioè, sinceramente ragazzi, non lo so quale potrebbe essere questo co come rettilineo. Cioè, quale potrebbe essere il circuito? Qua non... Monza non credo. Uci? Non penso. Bah, vediamo. Ok, questa è la selezione dei circuiti, ci sta. Fuji, Monza, vabbè, ovviamente Le Mans, Spa, Algarve, Sebring, e quello? Cioè, l'ultimo qual è l'ultimo? Bahrain dovrebbe essere. Quindi come circuito ne c'è stanno chissà quanto, ragazzi. Magari in futuro poi ne aggiungeranno altri, si spera. Ah, ecco, qua si può scegliere la classe. Infatti, GTE, LM, GTAM, e P2 e Hypercar. Qua si può scegliere la classe con quale vogliamo correre noi. Hypercar. Allora, abbiamo Cadillac, Ferrari, Porsche, Toyota. Cosa vuole, scusa? Ah, qua si possono scegliere le livree. Figo. Allora, qua è il weekend di gara, ad esempio. Un'ora di pratica. Allora. Evento di un'ora. Quindi, bandiere di default, regolamento bandiere, tire wear, real, fair use, cioè consumo gomme, consumo benzina reali. Poi, qualifica disabilitato, resta disabilitato. Poi ci sono opzioni avanzate. Non si sa ancora. Vediamo se clicca qualcosa.
Ah, start. Allora, Fanatec CLS di Elite 5 Nm, sto usando, Fanatec CLS Elite Pedal V2. È un gameplay del 9 febbraio del 2000, cioè oggi quando andiamo, scusa. Cioè, di oggi. Cioè, questo sto usando un Fanatec CLS di Elite 5 Nm, cioè quello che ho io. Però, cioè, già stiamo vedendo razzi di interfaccia. Cioè, vediamo qua, in alto a destra, la classifica. Dovrebbe essere. Antonio Fuoco, Sebastian Buemi, Paul di Resta. Questo è il, diciamo, saremmo noi. In alto a destra, vediamo che ci abbiamo. Ah, i settori giallo e verde. Figo, come, diciamo, ricordate che dovrebbe essere in Formula 1. E qua abbiamo quello relativo, però qua abbiamo, non so se si possono, se poi se, si potrebbero selezionare anche le altre opzioni, raga. Ma penso di sì, alla fine. Però andiamo avanti. 4. Ah, poi qua, raga, mi sono accorto che qua c'è, qua ci sta il consumo gomme, forse qua ci sta anche la benzina che ci resta, dove c'è, diciamo, l'impostazione di YouTube, poi ci sta la batteria che ci resta, poi anche il volante. Già ci danno tutte le informazioni. C'era una Porsche. Però ragazzi, devo dire la verità, l'onboard rispetto a molti altri giochi delle hypercar oppure di queste auto prototipo è fatta molto bene. Perché ragazzi, su molti altri giochi queste tipo di auto le onboard le fanno tutte di schifo. Cioè non si vede mai la strada. Cioè, sì, o è troppo bassa, o è troppo vicino, o è troppo lontana, o è troppo messa a destra, o è troppo messa a sinistra la telecamera. Qua invece è fatta molto bene. Mia controllo. Ma raga, ma comunque secondo me questo c'è anche il. Ah, là c'è la minimappa. Stanno uscendo di nuovo. Ma figo il gioco di colori dei fari. Fighissimo. Mancano 10 minuti, ma per cosa non si sa. Forse alla prova.
La prova libera forse. Diamo una P2. Figo anche il ciclo giorno-notte. Fighissimo. Però raga, secondo me questo non è il motore grafico di Air Factor 2. Sai che motore grafico stanno usando? Troppo. Le macchine e anche il tracciato è fatto troppo bene, raga. Perché col motore grafico, ragazzi, del Factor 2 nemmeno quell'HUD potrebbero fare. No, vabbè, raga, ma che gioco di luci è? Ma che figata! Questa è la Cadillac di prima. E supera una P2, se non sbaglio, sì, una P2. La Ferrari che supera la Porsche. Però non si capisce se questa è una voce proprio fuori campo. La nuova entrata di Sebring questa. Che prima l'entrata era. Allora. 18 minuti e mezzo, direttore wheelbase. Ah, con la Glickenhaus SCG007LMH. QSV 18 minuti e mezzo, direct drive wheelbase. Ausenfield come pedaliera. Registrato il 9 febbraio 2024. Cioè, addirittura. Cioè, un gameplay impresa così, raga. Mica bloccaggio dell'anteriore destra. E abbrassico che sto circuito è una rottura. Perché sto circuito raga c'ha una marea di bump, perché è su un aeroporto, è un vecchio aeroporto dove metà è asfalto e metà è cemento. Madò, che figata. Ma secondo me sì, qualche content creator già ce l'ha il gioco, raga, perché a lui lo conosco. Michi Hoyer lo conosco, raga. E lui già c'è il gioco. Madò. Ah, proprio così finisce. Allora, vediamo se spunta qualcosa sul motore grafico che usano. Allora, non è Unreal, su quello è poco ma sicuro. Non mi sembra nemmeno Unity. Ma che cacchio di motore grafico usano, scusa. E vabbè ragazzi, il 20 febbraio sarà su Steam e noi lo prenderemo ragazzi. Martedì, venerdì, martedì se non sbaglio il 20. Ragazzi, vi ricordo sempre di iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanella, noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video. Da Mauro è tutto ragazzi. Ciao ciao!